Ciao ragazzi, oggi come voi mi avete richiesto vi porto una recensione di The Rising of the Shield Hero, una serie che a quanto pare, soprattutto dopo la sua conclusione, ha ricevuto parecchi pareri discordanti. Prima di iniziare a parlarne vi invito a cliccare sulla campanellina per non perdere i video e lasciare un like. Detto ciò, possiamo iniziare. Allora, prima dell'uscita di questo nuovo Isekai, quindi teletrasportato in un altro mondo, si pensava che questo sarebbe potuto essere davvero rivoluzionario ed originale, almeno da chi aveva letto il manga. E quindi sarebbe stato un anime che avrebbe rinnovato il genere degli Isekai, che nel 99% dei casi porta tutte serie davvero identiche. Eccezione fatta per qualcuna come ReZero, Konosuba, Overlord, eccetera. Saranno forse state le grosse aspettative che ci siamo fatti, ed infatti c'è da dire che probabilmente se si guardasse questa serie aspettandosi un Isekai rivoluzionario, è sempre originale ed interessante, allora probabilmente sì, si rivelerebbe una delusione. Però non così grande. Questo perché The Rising of the Shield Hero possiede un incipit e quindi i primi episodi davvero molto interessanti e particolari, che lasciano presagire il meglio per i successivi, cosa che però non accade. L'idea di un protagonista che si ritroverà ad essere il più debole in questo nuovo mondo e che per questa ragione verrà trattato come un reietto e accusato più volte di vari reati è veramente bella ed originale. Purtroppo però non è stata sviluppata poi così bene. Questo perché dopo un inizio molto carico e ricco di eventi drammatici, la storia diverrà molto più banale, leggera e simile a quella di tanti altri Isekai, aggiungendo un po' di fanservice, mostrando diverse battaglie secondarie per allungare il brodo e ogni tanto qualcosa di più figo con qualche power up per rendere il tutto più emozionante. In poche parole, credo di avervi già detto The Rising of the Shield Hero cosa è stato. E cioè un Isekai dalle ottime premesse e potenzialità, purtroppo solo parzialmente rispettate, a causa di uno sviluppo piuttosto banale, ma non per questo brutto però. Dopo i primi 5 episodi la storia prenderà una piega molto più leggera e tranquilla, e quasi per niente cupa, però non mi sento al contempo di definire come brutti tutti gli episodi successivi ai primi. Questo perché, vi ripeto, nonostante la loro banalità, si lasciano tranquillamente guardare e anzi ci regalano ogni tanto anche qualche bel momento emozionante. Per quanto riguarda i personaggi, gli unici veramente sviluppati sono praticamente i due protagonisti, ovvero Naofumi e Raftalia. Naofumi, dall'essere inizialmente il solito protagonista di un Isekai estremamente positivo e interessato a fare il figo sconfiggendo i nemici, dopo ciò che gli accadrà sempre all'inizio della storia, diverrà molto ma molto più interessante. Non negativo, ma direi più realista, impegnandosi prima di tutto per la sua sopravvivenza. E devo dire, a differenza di altri protagonisti degli Isekai, lui non mi ha mai infastidito o irritato per alcune scelte che magari ha preso. E anzi, alla fin fine l'ho sempre compreso per le sue scelte, cosa che accade davvero raramente. Parlando invece di Raftalia, il personaggio più amato di tutti, la waifu della serie, anche lei è davvero un buon personaggio, con un passato alle spalle davvero buio e spietato, che tra l'altro, quando verrà spiegato, l'anime riprenderà per un po' toni molto seri e commoventi. Sugli altri personaggi direi che è inutile soffermarsi, personalmente li ho apprezzati davvero poco, soprattutto perché non hanno avuto un minimo di caratterizzazione interessante, ed alcuni sinceramente li odio anche tanto, e non solo la ragazza con i capelli rossi che odiamo tutti, ma in realtà anche gli altri eroi, sinceramente, non mi sono mai piaciuti. Menzione d'onore va ovviamente però all'eroe della lancia, che porca di quella miseria, è così irritante che io non saprei più che cavolo fare per togliermelo dalle palle. Poi c'è qualche personaggio molto kawaii come Filo, e poi in generale comunque abbiamo dei personaggi molto stereotipati. Per il lato tecnico c'è da dire che ci si aspettava sicuramente di più, infatti questa serie è in lavorazione da più di 2 anni e mi sembra strano che il livello sia stato praticamente nella media, anzi alle volte ci sono state animazioni abbastanza brutte, anche se devo dire che la CGI è stata utilizzata molto bene. Comunque in generale, ripeto, il livello tecnico non è il massimo, ci si aspettava di più appunto, però ci può stare, è abbastanza standard. Le musiche invece sono quasi tutte fenomenali, sia opening sia ending, ma anche l'OST realizzate da Kevin Penkin, stesso compositore di Made in Abyss, per farvi capire. Il finale di serie lascia le vicende aperte e sinceramente, nonostante abbia criticato diversi aspetti dell'opera, devo dire che vederne un continuo mi farebbe sicuramente piacere, perché in ogni caso mi sono affezionato abbastanza ai personaggi e sono appunto curioso di vedere il continuo delle vicende. Quindi, in conclusione, The Rising of the Shield Hero è stata una mezza delusione, se così vogliamo definirla, soprattutto date le enormi aspettative che il pubblico si era creato, però c'è da dire che alla fin fine non è stata niente male, e anzi, se non ci fossero state tutte queste aspettative, allora l'avremmo apprezzata sicuramente molto di più. Ci si aspettava sicuramente di meglio dopo quell'inizio veramente entusiasmante. Però, nonostante questi difetti, c'è da dire che in generale è stata una visione molto piacevole. Detto ciò, ragazzi, fate sapere le vostre opinioni su The Rising of the Shield Hero, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.